cari amici, sono Diego e benvenuti in questo nuovo video dedicato all'elettronica. Dopo la clessidra elettronica, il sistema di gravitazione ad ultrasuoni e la bobina di Tesla, ecco un piccolo kit, praticamente un V-meter, una fila di LED che si illuminano quando sentono il suono. C'è un microfono, quindi quando c'è un suono nell'ambiente sale la fila di LED, si illumina. Il kit l'ho preso su AliExpress a soli 2 euro e 2 centesimi. Il link è sotto in descrizione. Le istruzioni sono in cinese, ma c'è un QR code che ci porta a un video in cinese. Però diciamo che il kit è molto semplice e la serigrafia riporta tutto quello che ci serve per montarlo. Quindi, anche se le istruzioni sono in cinese, solo guardando lo schema e la basetta si riesce a costruire. Caro amico, se anche tu fai parte di quella grande percentuale che guarda i miei video ma non è iscritto, ti chiedo un piacere, iscriviti al mio canale, è gratis, non ti costa niente e a me fa piacere vedere un iscritto in più. Nella confezione troviamo il PCB, che ha una buona serigrafia ed è fatto benino ed è di vetronite, non di cartonaccio compresso schifoso, e vari componenti tra cui il microfono, condensatori elettrolitici, dei piedini che sono saltati via dallo zoccolo e dopo li andremo a rimettere, un transistor, qualche resistenza e il cuore del sistema, che è questo integrato. È un CD4017, ovvero un contatore decade. Ha 10 uscite che piloteranno i LED, 2 piedini dell'alimentazione, un piedino che a un impulso sposta l'uscita su uno dei LED, su una delle due uscite, quindi partirà dalla 0, farà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ad ogni impulso e poi tornerà a 0. E un piedino di reset che, vabbè, già dal nome capite cosa fa. Per prima cosa andrò a saldare le resistenze da 20K. Le resistenze non hanno un verso, quindi le posso mettere come voglio. Per poterle leggere, quindi capire il valore, devo vedere le striscioline che ci sono, il colore delle striscioline sulle resistenze o resistori, come ci insegna il professore di Iolo. In questo video non sto a far vedere come riconoscerle, ma troverete sicuramente su YouTube un altro video dove vi viene spiegato come leggere le resistenze, se non lo sapete fare. Quelle da 20K vanno qua sotto, c'è scritto proprio sul PCB 20K. Vado a mettere gli altri resistori, quindi questo, quest'altro da 470 ohm e manca solo R5. Il transistor ce n'è solo uno, non si può sbagliare, perché sul PCB c'è il disegnino del transistor visto dall'alto e se lo guardiamo anche qua vediamo la smussatura, quindi non si può sbagliare come metterlo, essendocene solo uno, solo qua può andare così. Non schiacciatelo fino in fondo, sennò si piegano troppo i piedini, lo si può lasciare leggermente sollevato così. I due condensatori elettrolitici hanno il valore scritto, quindi C1 c'è scritto 1 microfarad. Qua ci va quello da 100 microfarad, infatti leggiamo 100 microfarad e 100 microfarad. Hanno un senso di inversione. Sul PCB troviamo scritto il più di lì e quella tacchetta bianca è il meno, che è quella segnata qua. Quindi comunque se ci fosse anche solo il più, sul condensatore c'è segnato il meno, lo andiamo a mettere quindi così. Abbiamo tutti i riferimenti per poterlo inserire. Ora manca la capsula microfonica, che è questa.
vedete che c'è segnato anche qua più e meno, si capisce anche dalla posizione in cui va messo, perché i piedini sono più spostati da un lato. Comunque qua il meno, per riconoscerlo, basta che vedete che qua ci sono delle piste che collegano lo chassis di metallo, questo, a uno dei piedini. Ecco, quello collegato allo chassis è sempre il meno. Non possiamo sbagliare. Mi raccomando ragazzi, se il video è di vostro interesse mettete like e iscrivetevi al canale. A voi non costa niente e a me fa molto piacere. Grazie. Per non inserirlo direttamente sul PCB, ci mettiamo lo zoccolino, così in caso questo si dovesse bruciare, ma tanto non succederà, possiamo cambiarlo velocemente e soprattutto non andiamo a scaldarlo quando lo saldiamo. Non succede niente, si può saldare direttamente, però abbiamo lo zoccolino, usiamolo. Il verso di inserzione, giusto, sia sul PCB, sul chip e sullo zoccolino abbiamo una tacchetta di riferimento. Ed ecco anche l'integrato montato. Mancano i LED. Per i LED abbiamo la gambina corta, che è il meno, come per i condensatori, ma anche un altro riferimento. Sulla serigrafia abbiamo i lati smussati. Anche sul LED c'è il lato smussato, che è il meno, corrisponde alla gambettina corta. Qua vediamo L1 e L2 con quei trattini bianchi. Quelli sono dei ponticelli, quindi basterà prendere delle gambette di un LED o di condensatore, di qualcosa che abbiamo tagliato, e fare un ponticello così. Ecco fatto, non mi resta che alimentarlo e vedere se tutto funziona. Ragazzi, ha funzionato al primo colpo, ma non è un V-meter come pensavo. Guardate, intanto i LED sono RGB. E poi praticamente si muove tutto quando sente un rumore, quando il microfono capta qualcosa. Ad esempio... io pensavo fosse un V-meter, invece no, anche perché dalla descrizione non si capiva veramente una mazza. Comunque un kit interessante che ci fa capire come funziona quell'integrato. Se magari poi qualcuno di voi si interessa di più, va a studiarsi lo schema, capirà bene il funzionamento. Adesso non sto lì a impazzire a spiegarvi tutto, anche perché sono video quelli che faccio io per introdurre l'elettronica soprattutto a chi è ancora non è nel campo. Se facessi dei video troppo complicati la gente si stuferebbe a guardarli. Per questo video è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete like e attivate la campanellina. Concludo salutando gli abbonati Andrea e suo papà Daniele, Smoka, Gaga, Zatmal, Giuseppe Barbaro Barbato, Psycho Alpha, Andrek, Jackie, Ningino, Naipez e Panaccio. E non dimentichiamoci del mitico Ale.